Salute a voi e ben ritrovati nel vecchio mondo. Per chi non lo sapesse, abbiamo deciso di rinfrescare le giornate di questa torrida estate sfidandoci noi della comunità tiliana in una serie di duelli mortali tra i vari giocatori. Sono delle formule molto semplici: un giocatore può sfidare un altro nel nostro gruppo Discord, quindi se volete unirvi a noi avete l'occasione, avete una motivazione in più per farlo adesso, e parte una sfida al meglio di tre. Quindi si scelgono gli eserciti con le regole da torneo, picche e doppio ban, cioè un giocatore sceglie un esercito e ne banna due che l'avversario non può utilizzare, e poi ci scambia. Chi raggiunge il primo per primo le due vittorie riesce a trionfare sulla sfida e non ottiene sostanzialmente nulla se non il permesso di vantarsi un pochettino in community. In questo caso Samuel del clan LP, al comando dei suoi amati Pelle Verde, aveva sfidato per primo, iniziando proprio questa specie di mini gazzarra di festività folcloristica tutta tiliana. Aveva sfidato Viral. Sono due giocatori che non si sono uniti da tantissimo alla comunità multiplayer. Samuel purtroppo si è dovuto prendere anche una grossa pausa per lavoro, quindi è stata assente un po' dai campi di battaglia, ma sono già due giocatori piuttosto pericolosi con le loro armate preferite. Qua Varel, che ci ha inviato il replay, si porta una bellissima armata della Nosca. Abbiamo un paio di predoni sul fronte, una formazione molto setta, un paio di predoni ad aprire la strada, poi due predoni con giavellotto per andare a dare la caccia evidentemente ai troll, e uno spam nefastissimo di Berserk, che ci sono cinque gruppi sparpagliati qua e là. L'assalto poi viene guidato a vera punta di lancia della formazione dall'immancabile Wulfric con tutte le sue abilità e soprattutto la terribile barchetta Sifeng, e poi abbiamo qua un Fimir dell'ombra che si porta dietro un nemico debilitato e pendolo di penombra, quindi il classico gioco della Norsca col doppio pendolo. Abbiamo poi dei Fimir per andare ad abbassare, tra l'altro l'armatura dei troll hanno divisione, come si chiama, frammentazione dell'armatura, divisione dell'armatura, insomma tolgono circa 30 di armatura al nemico ogni volta che arrivano in corpo a corpo. Hanno a loro volta danni penetranti e danni magici, quindi potrebbe essere una bella sfida contro gli immancabili troll di pietra. E qua abbiamo tre predoni a cavallo per aprire la schermaglia. L'esercito di Samuel invece conta tantissimo sui suoi orchi selvaggi. Abbiamo cinque gruppi di orchi selvaggi grozzi a costituire il nucleo dell'esercito contro cinque berserk. Sostanzialmente abbiamo poi i goblin delle tenebre per lanciare un paio di fanatici, il reggimento della fama con fanatici ed irriducibili. Abbiamo un sacco di goblinetti alle spalle a proteggere tre unità di arcieri orchi. Abbiamo Bob, il capo orco nero, per rendere immuni la psicologia a queste doppie unità di troll, e Skarsnik, che non vedo il mago. Non vedo il mago perché lei è un briccone, caro Sin. Lei che fa? Lei non cincischi, deve portarmi il mago in questi scontri, è essenziale. Mannaggia lei, Samuel, mannaggia. Vabbè, a questo punto la schermaglia iniziale vede un certo vantaggio per i predoni a cavallo della Nosca, che sono tra l'altro Marauder. Vediamo un attimo, Marauder. Horsemen non sono i master, quindi sono quelli da 525 i più cheap, però hanno fatto già un bel po' di danni a questa prima unità di orchi selvaggi. A questo punto Samuel scusate, non insomma preferisce affrontare il combattimento piuttosto tranquillamente, quindi avanza a passo da Lumaca. Qua in realtà nessuno dei due giocatori sta avanzando, anche questa posizione assolutamente immobile non potrebbe essere tenuta. Bisogna sempre cercare nelle regole di torneo di andare a ingaggiare, non si può ingaggiare purtroppo solo con magie e mostri, bisogna sempre avere qualcosa che spara o che combatte in corpo a corpo. Qua una bellissima pendolata però da parte di Viral, che devasta la prima unità di arcieri. A questo punto i grozzi sono quasi arrivati in corpo a corpo, i Marauder e i predoni sono di nuovo a portata di tiro, quindi stanno iniziando a tormentare questa povera unità di grozzi. L'orda di Pelle Verde si schianta sulle prime file, parte una bellissima carica qua, grozzi contro predoni, ma subito la controcarica dei Berserk si rivelerà straordinariamente efficace. Qua parte un'altra barchetta. Varel è bravissimo a lanciare queste magie a pendolate, diciamo, quindi devasta ancora una volta gli arcieri che si erano rischierati per provare a gestire questi insopportabilissimi predoni a cavallo. Ovviamente alcune unità di Pelle Verde riescono a schiantarsi in profondità. Non vedo ancora partire i fanatici, vediamo, spero per Samuel che se li ricordi. Qua parte un altro devastante pendolo su questo giga blobbone di truppe, e questo si è fatto sentire, ha praticamente distrutto tutta la frontline dei Pelle Verde. Qua al lato i grozzi stanno combattendo piuttosto efficacemente contro
i Berserker, ma da quest'altra parte il fronte dei Verdonzi è stato completamente e definitivamente spezzato. Ci sono i Fimir che stanno ancora caracollando a destra e a sinistra, parte l'assalto in avanti dei Troll, che però non sembrano particolarmente convinti della situazione. C'è questo primo gruppo che sta andando abbastanza in rotta, adesso se la stanno prendendo, stanno provando un po' a bullizzare questi predoni Berserker, ma ci sono i Fimir che stanno arrivando, ci sono un sacco di predoni con giavellotto. Insomma, la situazione è già davvero disperata, non credo che il nostro Samuel riuscirà a ribaltarla. Qua i Berserker continuano il loro corpo a corpo con i Grozzi, c'è questa unità di Grozzi che però è stata abbandonata a se stessa. Viral punisce velocemente, rapidamente e con ferocia lo sconsiderato assalto di Troll, quindi il primo gruppo è già in rotta, ci sono i giavellotti che continuano a tormentare. Skarsnik ha provato a buttarsi, fiero del suo anti-large, ha provato a buttarsi contro Wulfric, ma è stato anche lui sculacciato a colpi di zannate sulla schiena, quindi non è andata benissimo questo primo assalto per i Pelle Verde. Skarsnik in rotta, a questo punto l'esercito dei Verdonzi dovrebbe disgregarsi velocemente. C'è ancora Bob che sta combattendo, anche lui è un discreto guerriero, è piuttosto tancoso, ma non può fare, non può, 64 di attacco, non può fare tantissimo contro Wulfric, che infatti lo sta pigliando a zannate rapidamente, e questo dovrebbe essere decisamente insomma l'ultimo chiodo nella bara dei non morti. Quindi la prima vittoria spetta al feroce Viral, adesso vedremo come continua la sfida, quindi stay tuned, io metto un attimo in pausa e carico il prossimo scontro. E rieccoci qua col secondo round della sfida tra il buon Varel e il buon Samuel. Samuel questa volta si presenta con un esercito della Costa dei Vampiri, che va molto molto di moda in questa estate, e dall'altra parte invece Varel picca a sorpresa. Io lo conosco più che altro come un giocatore molto bravo nei rush mostruosi, proprio con la Nosca. Qua invece sceglie di andare con un esercito di Kite mobilissimo degli Elfi Silvani. Vedete che ha praticamente solo tiro, ha soltanto due unità dedicate da corpo a corpo, un gruppetto di lancieri e poi invece una unità di cavalieri selvaggi, un sacco di mobilità. Vedremo se Samuel riuscirà a utilizzare i suoi mortai, soprattutto i suoi tiratori alla distanza, per gestire un po' il kite degli arcieri dei Silvani. Adesso, se il computer mi concede di iniziare, eccoci qua, ci siamo. Allora, parte subito, partiamo questa volta di nuovo da Samuel. Abbiamo un po' di zombie, abbiamo questo primo fronte completamente aperto. Il fatto che non ci sia nulla qua davanti non mi fa impazzire. Abbiamo tre unità di deck gunners con i loro pistolottoni ad altissima gittata, doppio mortaio, un po' di zombie pirati a destra e a sinistra a difendere la formazione. Abbiamo uno spettro di artiglieria, ovviamente per aumentare le munizioni e la precisione delle varie unità da tiro, e poi Noctilus che si porta dietro l'evocazione di zombie, i suoi oggettini, bombardamento e le cure di Neck, quindi un bel pezzo centrale. Vedremo se riuscirà a difendersi da tutti i tiratori degli elfi. Qua purtroppo c'è una prima avanguardia, i mastini erano nel bosco a dare una mano ai Morgul, che invece si sono trovati subito circondati da questo nefastissimo plotone di tiro degli Elfi Silvani. Una, due, questi cosa sono? Allora abbiamo due guardia via, abbiamo due unità di Deepwood Scout, di Ranger, degli esploratori di Cuor di Bosco, di Cuor di Bosco, mi sembra si chiamano in italiano. Abbiamo tre unità di Cavalieri delle Radure, abbiamo i Wild Hunters, i Cattatori Selvaggi di Kurnos, abbiamo i Cavalcafalchi, l'unità di Lancieri, abbiamo una Gledi sulla sua piccione con ovviamente la freccia di Kurnos e la rete, e poi per il comparto magico, che il buon Varel porta sempre, non come Samuel, ti tiro le orecchie, Simon, abbiamo qua una spettro dei rami con pendolo di penombra e direi sangue della terra. Quindi un bellissimo bellissimo esercito davvero per gli elfi silvani. Purtroppo i Morgul sono piuttosto efficaci in distruggere la fanteria, ma nel bosco hanno delle penalità severissime, infatti non riescono, circondati qua da tutti i proiettili, da tutte le freccine degli elfi, vengono sterminati senza riuscire a combinare tantissimo. Questo primo gruppo di Deepwood Scout, di esploratori di cuor selvaggio con le frecce, quelle a frammentazione, le frecce magiche, subisce qualche danno in più, ma poi la schermaglia iniziale vede subito un netto vantaggio per gli elfi, che riescono a togliersi due unità piuttosto pericolose dei non morti senza poi subire troppissime ferite. A questo punto i terrori della notte sono il reggimento della fama, fanno terrore, sono molto potenti, sono riusciti a cacciare la prima unità di Deepwood, ma vengono fatti a pezzi
dal fuoco incrociato. L'unica cosa che possiamo sperare, che Samuel può sperare, è che insomma, non, ad occhio mi sa che gli elfi hanno consumato un po' di frecce, ma non così tante da valere insomma questo primo sacrificio iniziale. Mettiamo la battaglia a questo punto un po' più veloce, mentre gli elfi finiscono di sterminare i Morgon, i conti vampiro, i conti vampiro, scusate, la Cosse Vampiri si rischiera cautamente, prova ad andare a occupare questa parte, mentre tutto l'esercito dei Silvani si muove attraverso il boschetto e parte una prima freccia di Kurnos contro il buon conte Noctilus. Ci sono i cavalieri delle radure che stanno finalmente emergendo dai boschi. Il resto dell'esercito degli elfi silvani si appresta a questo punto alla battaglia. Sono un po' preoccupato per la cosa dei vampiri, perché a questo punto la maggior parte delle cose da picchio sono già state sterminate. Qua è partito il primo colpo del conte Noctilus, che però ha mancato vistosamente il bersaglio. Implacabili, gli elfi si stanno muovendo per portarsi a gittate di tiro. E quando questo terribile plotone arriverà finalmente a gittata, non credo, credo che il buon Samuel pagherà le scelte nella sua armata. Qua è partita un'altra cannonata. I mortai ancora non stanno facendo dei bei danni. Gli arcieri elfi stanno iniziando a sparacchiare sul lato. Sta provando a gestire Samuele la schermaglia di cavalleria. Ci sono anche degli alberi che ovviamente aiutano il popolo della foresta. Mi sembra giusto così. Il mortaio riesce agilmente a centrare la prima unità di mastini. Ci sono intanto i cavalcafalchi che sono già posizionati alle spalle dell'esercito nemico. Qua in realtà lo scontro potrebbe avvantaggiare un pochino i non morti, ma subito una bellissima rete riesce a bloccare, a distanziare questa prima unità di mastini scorbuti, e quindi a dare occasione ai Glade, ai cavalieri, di fuggire. Il nostro Samuel sta ignorando bellamente la retroguardia. Ci sono questi minacciosissimi cavalieri che si sono subito schierati. Ha spostato immediatamente i Deck Gunners e sta iniziando a sparacchiare. La battaglia si sta leggermente rispostando dopo questo primissimo vantaggio iniziale piuttosto brutale. Ed evidente a questo punto gli elfi silvani stanno andando un po' sotto con le munizioni. Dovrebbe probabilmente conservare, diciamo, i colpi per andare a sparare al Conte Nautilus, a delle altre cose un po' più gustose, un po' più costose, soprattutto di queste unità di zombie pirate che ha assorbito praticamente tutte le frecce. Qua è partito un bombardamento di Noctilus che per qualche motivo non ha fatto danni, non me lo spiego molto bene. Noctilus sta prendendo la mira e sta sparando una pizzona in faccia all'aspetto di Rami, che però è immortale. Ha deciso che non, insomma, no, non vuole morire. Qua parte un altro pegno di penombra. Il nostro Vaira ormai è bravissimo a utilizzare queste magie, le utilizza sempre in maniera molto puntuale. Gli arcieri però stanno veramente calando tantissimo di munizioni, quindi poi dovrà trovare una maniera per gestire Noctilus senza tutto questo comparto da tiro, e potrebbe non essere facilissimo, anche perché Noctilus in corpo a corpo è una bestia. Qua ha subito schiaffato una cannonata sul fianco delle guardie eterne. Quante uccisioni c'ha? 40. Ha subito schiaffato una bella cannonata sul fianco delle guardie eterne. In corpo a corpo è decisamente mostruoso, sicura. Samuel dovrebbe trovare anche una maniera per distruggere questa Glady, perché la Glady in effetti è un discreto counter, può fare piuttosto dei bei danni. Noctilus, vedete che non ha un attacco molto preciso quando si tratta di attaccare bersagli singoli che gli stanno tra le zampine, però dall'altra parte ci sono anche un sacco di unità di zombie che potrebbero essere efficacemente mandate in corpo a corpo. Adesso finalmente gli arcieri stanno aprendo i danni su Noctilus, aprendo il fuoco su Noctilus, e i danni iniziano a farsi sentire. È anche stato nettato, e qua un plotone di tiro di nuovo sta sconvolgendo il povero pirata della costa. Qua sono bastate pochissime, veramente pochissime munizioni per devastare Noctilus. Samuel sta utilizzando Condotto Arcano, forse alle riserve magiche un po' basse, ma non credo che a questo punto ci sia speranza per Noctilus di sopravvivere. Infatti il pirata più amato e temuto del vecchio mondo, no, il più amato è sicuramente Luthor, ma uno dei più temuti ci lascia, e con la sconfitta del generale Samuel rage quitta così e abbandona il campo di battaglia. GG ai nostri due giocatori, GG soprattutto a Viral, che si è buttato insomma, si è buttato non da tanto, dicevo, nel vecchio mondo, nel multiplayer di Warhammer 2 Total War, ma sta dedicandosi anima e core al gioco, quindi sta già andando benissimo, e ha tirato fuori due eserciti molto 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 belli, anche questo con gli elfi silvani molto molto bello. GG anche a Samuel per aver iniziato la disfida di Mirmidia. Speriamo che tanti altri ci seguiranno poi sul canale a vedere le avventure dei generali tileani.
Il primo esercito non mi è piaciuto tantissimo, questo aveva decisamente più possibilità, diciamo che avrebbe dovuto schierarsi diversamente, non, probabilmente non valeva la pena di aver tenuto questi Morgul diciamo, a protezione dei pezzi, hanno anche Stalk, quindi potevano essere una buona cosa per tenere, perché le armi per gestire questo esercito di Elfi Silvani ce l'aveva tutte, doveva probabilmente semplicemente tenersi molto più compatto, non esporsi così tanto con i suoi pezzi migliori, una volta che ha perso il Conte Noctilus e che ha perso i due Morgul. Qua la partita si è sicuramente messa in un binario molto più difficile, però insomma, come dicevo, Samuel anche lui non gioca da tantissimo, è stato lontano dai campi di battaglia da un bel po', quindi ha affrontato la sfida con coraggio. A questo punto dalla comunità tileana è tutto, GG ancora una volta a Vair per la sua bellissima vittoria e GG ancora una volta a Samuel per essersi gettato con noi sui campi di battaglia. Stay tuned perché altri scontri seguiranno e torneremo a vederci molto presto sui prossimi campi di battaglia.